Ortona e lo stretto legame col suo spazio adriatico, San Tommaso, la mitica figura di Leone Acciaiuoli, generoso navigatore al servizio della Serenissima nelle acque che un tempo si chiamavano Golfo di Venezia. Leone Acciaiuoli, ortonese, è famoso nella storia per essere stato il navigatore che sbarcò sull'isola di Chio in Grecia. Lì trovò delle reliquie che si diceva appartenessero a San Tommaso Apostolo. Il 6 settembre 1258 le reliquie del santo arrivarono ad Ortona e furono traslate nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, che ovviamente fu poi dedicata a San Tommaso, dove le reliquie sono ancora custodite e venerate. Ortona è città di mare e vanta il prestigioso istituto nautico dedicato proprio ad Acciaiuoli, che nel 2019 ha celebrato i suoi 100 anni di vita. Era il 6 febbraio 1919 quando il Consiglio Comunale approvò la delibera con cui si diede vita a una scuola chiamata a formare uomini di mare preparati e competenti. Oggi il nautico è un'eccellenza riconosciuta a livello nazionale, che ha celebrato la ricorrenza con una lunga serie di appuntamenti nel culmine della giornata del planetario, iniziativa che ha luogo in contemporanea nei principali planetari italiani e ogni anno si svolge nella domenica precedente o seguente l'equinozio di primavera. Nell'occasione la scuola è stata aperta al pubblico per gran parte della domenica per assistere alle rappresentazioni del planetario, visitare i laboratori e le mostre, salire a bordo della nave scuola San Tommaso, altro fiore all'occhiello, tutto profuma di mare all'interno della struttura. La speciale giornata ha avuto come prologo il saluto di autorità politiche e militari e di tutti coloro che hanno segnato la storia del nautico, il dirigente scolastico Marcello Rosato. A scuola è tutto un brulicare di ragazzi, è tutto un brulicare di professori ed enti, a dimostrazione di come l'Istituto Nautico sia un istituto particolare che appartiene alla storia proprio personale di tutti gli ortonesi. Quanto interesse c'è attorno a questo istituto? Tanto. Io sono 4 anni che sono dirigente scolastico, il primo anno solo del nautico, a partire dal secondo anno c'è stato il dimensionamento con altri 2 istituti superiori, quindi è diventato Acciaiuoli e Naudi, e io posso dire che c'è stata un'escalation di iscrizioni, quindi questo è un dato oggettivo, significa che tante famiglie accettano la nostra offerta formativa. È una scuola che mette insieme la tradizione delle esercitazioni marinaresche, i nodi, che erano scomparsi dall'Istituto Nautico, ma io grazie anche alla presenza del comandante Diomedi ho voluto far riscoprire ai ragazzi proprio l'artigiano delle mani, quindi i ragazzi devono fare i nodi al carteggio classico e poi tutti gli aspetti digitali. E poi abbiamo la fortuna di avere la nave scuola San Tommaso, quindi i ragazzi vanno direttamente a comandare i motori di una nave, a comandare direttamente una plancia. L'Acciaiuoli rappresenta un insostituibile riferimento culturale e offre agli studenti un alto livello di preparazione scientifica e tecnologica, attestato dal successo conseguito dagli allievi sia in campo universitario che in quello professionale. Il presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo. Ho visto i numeri degli studenti bocciati, una percentuale molto alta, il che significa che è un indicatore di grande serietà, di grande selezione, e noi qui vediamo anche con il simulatore come sia difficile, che sia impegnativo, e quindi come presidente della provincia sono veramente orgoglioso di avere nel nostro territorio un istituto qui a Ortona che veramente sforna grande professionalità. Mario Pupillo fa parte della gente di mare o no, è più terrestre? Io con il simulatore già mi sono sentito male perché so nuotare appena appena, però sono veramente, bando gli scherzi, sono veramente contentissimo. Uno strumento di questa portata veramente tecnologicamente avanzato e che permetterà ai ragazzi un ulteriore salto di qualità. Allora, per questa domenica consigliamo Travel Gum contro il mal di mare. Travel Gum, manca solo, ho detto al preside che manca solo il vento e l'aria di mare, poi sarebbe perfetto come simulatore. E allora via ad un affascinante percorso in un entusiasmo collettivo di allievi e professori alle prese con decine di laboratori e dimostrazioni pratiche. Sempre bello ammirare la volta celeste sotto la cupola del planetario per assistere ad una spettacolare proiezione che simula la visione di una notte buia e serena popolata da stelle e corpi celesti. Alessandra, cosa significa essere capo planetario?
Beh, significa innanzitutto saper organizzare delle persone, dei ragazzi, quindi istruire, insegnare ai ragazzi più piccoli ciò che a me hanno insegnato altri ragazzi in altre generazioni. Quindi diciamo che questa è una tradizione del nautico che pian piano noi tramandiamo e cerchiamo di esporre in questa giornata del planetario. Avverti anche la responsabilità di suscitare particolari emozioni? Beh sì, certo, questa secondo me è un'attività bellissima che fa emozionare anche le persone, quindi è importante saper far emozionare anche e vedere quindi questo planetario, secondo me è un'attività che tutti dovrebbero fare una volta nella vita. Qui possiamo iniziare a vedere la costellazione del Grande Carro, Orsa Maggiore, composta da 7 stelle. Esse sono Dube, Mera, Fetta, Megrez, Elliot, Mizar, Arcadio e Crash. Prendendo la distanza Dube-Merak e proiettandola per 5 volte, arriviamo a Polaris. Polaris, o anche detta stella polare, non è importante per la sua luminosità, bensì se proiettata verso l'orizzonte, indica quasi perfettamente il nord. E poi è la parte che suscita più interesse in assoluto. Vengono in tanti a scoprire i segreti della volta celeste. Sì, è vero, infatti vengono tantissime persone, anche di tutto l'Abruzzo, quando sanno che il nautico è aperto proprio per questa occasione, e a noi fa tanto tanto piacere, perché comunque ci piace mostrare ciò che noi facciamo qui. Ragazzi che vivono il loro percorso in una passione totalizzante, il nostro viaggio è tra carte nautiche, carteggi, abili mani che fanno nodi indispensabili per l'arte marinaresca, moderne e costose attrezzature come il simulatore, laboratori di chimica, i motori e la passione di coloro che saranno gli addetti alle macchine, nuovi esperimenti come la costruzione di un dirigibile radiocomandato, la visita al periscopio. L'Istituto Nautico Acciaiuoli è davvero la compressione di conoscenze millenarie nel filo comune della passione dell'andar per mare. Metterò un po' di l'indicatore di pH nell'acqua, si fa gorgogliare e infatti si vede che tramite questo indicatore si vede appunto che l'acqua diventa di acidità maggiore. Cambiando colore. Sì. Il colore dell'acqua sì. È cambiato. Se il colore è sul viola diventa basico, invece se è sul giallo rosso diventa più acido. Professore di chimica, professor Freno, buongiorno. L'applicazione della chimica nell'ambito nautico, quanto è importante? Certo, allora la consapevolezza di saper maneggiare, quindi appunto la consapevolezza anche nell'utilizzo di prodotti ma anche di come avviene una semplice combustione, quindi saper destreggiarsi nel limitare i danni e le cause di un incendio, ad esempio, nasce proprio da qui. Quindi noi nel primo e nel secondo gettiamo un po' le basi che poi possono essere determinanti per la riuscita, ad esempio, di una missione navale. Come sono i suoi allievi? Belli, direi belli, è l'aggettivo giusto. Bravi? Assolutamente. Professore di macchine Maurizio Iarlori, d'accordo il vento, ma senza motore. Senza motore non si va da nessuna parte, quindi qui noi facciamo la parte di impiantistica e soprattutto uno pensa alle macchine come il motore, però ci sono tanti servizi di bordo, quali energia elettrica, acqua potabile, sistemi antincendio, sistemi di condizionamento che sono gestiti dal settore macchine. Noi oggi qui abbiamo preparato qualcosina, giusto per far vedere qualcosa. Di là abbiamo il motore, ex motore nave scuola, che si può avviare, quindi ci sono varie cosette anche del reparto macchine. Questo è un motore Ansaldo 6 cilindri, l'ex motore da San Tommaso. È un motore diciamo prettamente didattico, usiamo noi a scuola. Ultimamente stiamo montando un nuovo motore, appunto con un sistema reversibile. Cioè il motore gira sempre in senso orario, però col sistema reversibile può essere messa marcia avanti o marcia indietro in base a come si vuole. Ed è per questo il motivo per cui è stato sostituito. Perfetto, abbiamo capito che a te per mare piacerebbe andare a vela. Non proprio, mi piace piuttosto il motore. Questo simulatore è un simulatore di assetto automatico, difatti abbiamo una centralina Arduino e un accelerometro
che proprio rileva lo sbandamento quando viene caricato o sbarcato un peso. Professor Stanici si sta divertendo come un bambino. Beh sì, la progetto scuola, è? La scuola dà queste opportunità, insomma, di ritornare un po' indietro. Che progetto è questo? Non si va sott'acqua, ma si va nell'aria? Sì, anche perché poi i principi fisici rimangono sempre gli stessi. È un progetto che abbiamo realizzato su tutte le classi seconde. I ragazzi che sono venuti il pomeriggio hanno partecipato a questa iniziativa. E devo dire per noi con grande soddisfazione, ci sono stati ragazzi addirittura che sono venuti a Ortona da Penne. Ieri sera contavo, ho visto quando siamo usciti erano le 5:30 e ho detto: scusa un attimo, ma come fai a tornare a Penne? Tornerò a casa un po' tardi, però insomma, per queste cose qua la motivazione massima e questa è la soddisfazione nostra. È stato fantastico farlo, perché è stato difficile in alcuni momenti, però abbiamo avuto molte soddisfazioni perché, come potete ben vedere, è uscito abbastanza bene e soprattutto ci abbiamo messo molto tempo. Siamo venuti, se non mi sbaglio, 4-5 pomeriggi, siamo rimasti fino alle 6, 7 di sera, però ce l'abbiamo fatta. E vi divertite? Sì, è molto bello. Gli studi come vanno? Bene. Istituto Nautico, rifaresti la stessa scelta? Sempre, è una bellissima scuola. Abbiamo un altro nodo che viene chiamato nodo bandiera, che serve per congiungere due cime, che si fa così: si fa un'asola, si mette dentro, attorno e si rimette dentro qui. Eccolo qui. Più tiri più stringe. Sì. E poi si scioglie facilmente, basta si solleva questo. Eccolo qua. Senza l'utilizzo del cacciano. Sì. Vai, facciamo una cassa d'amante. Si fa un anello, si mette dentro qui, attorno e si rimette dentro. Eccolo qui. Semplice e veloce. E poi per sciogliersi basta sollevare sempre questo. E si scioglie facilmente. Tu sei? Alex. Alex alle prese col carteggio. Sì. Quanto è importante il carteggio? È abbastanza, perché comunque bisogna sapere quello che si fa, bisogna sapere dove si va e appunto noi necessitiamo sempre di sapere la direzione dove andiamo. E ad esempio qui abbiamo un problema per dirigerci da Ortona a Termoli. E appunto qua abbiamo i vari calcoli per trovarci la nostra rotta in seguito allo spostamento della corrente. E appunto noi abbiamo sempre degli effetti turbativi nella nostra navigazione, e quindi noi non siamo mai in una navigazione, diciamo, semplice. Abbiamo sempre alle prese con corrente o vento che ci spostano, e quindi noi dobbiamo sempre essere in grado, appunto, di calcolarci sempre la nostra rotta e di sapere dove siamo. Questa è una materia fondamentale, anche se oggi è tutto digitalizzato, computerizzato, il GPS. Ne fate tanto di carteggio? Abbastanza, soprattutto nel terzo anno, perché appunto dobbiamo avere le basi del carteggio per poi saper usare anche gli strumenti digitali. Manuel, stiamo governando quale imbarcazione, in quale porto e dove andiamo? Allora, adesso stiamo imbarcando uno yacht di lunghezza 85 metri e in questo porto ci troviamo a New York. Stiamo facendo l'ingresso nel porto di New York e stiamo cercando di entrare senza creare incidenti, giustamente, e in seguito proveremo anche l'attracco. Quindi è una strumentazione, è un'esercitazione propedeutica poi alle prove in mare, ma fate prima le prove in mare e poi queste, oppure viceversa, oppure in contemporanea? Facciamo entrambi in contemporanea, logicamente questo rispecchia quello che faremo poi in un futuro con il nostro lavoro, e logicamente facciamo prima teoria e poi pratica giù in porto con la nostra nave scuola San Tommaso.
Professoressa Musa, allora, che laboratorio è questo? Allora, questo è il laboratorio, abbiamo un telescopio all'interno di questa struttura. Il telescopio è in dotazione della scuola dal 1980 e nel 2007 è stato rimodernizzato con l'intervento del signor Gianluca Carinci, che ha donato tutta l'attrezzatura e ce l'ha sistemato per poter appunto darci la possibilità ai ragazzi di far scoprire comunque anche il mondo dell'astronomia, che diciamo comunque è sempre un po' romantica, come sì, affascinante e romantica. E da quest'anno abbiamo iniziato anche un progetto di astronomia dove appunto cerchiamo di insegnare ai ragazzi come utilizzare questi strumenti ottici, naturalmente non solo questo, che diciamo che è di importante rilevanza, ma anche quelli un po' più piccolini, che anche loro possono acquistare tranquillamente, e niente, in più cerchiamo anche di avvicinarli in questo mondo che è al di fuori della didattica comunque. Allora, io con i suoi allievi vado a visitare la struttura. Qui siamo all'interno del telescopio. Questo è un Celestor C14, fatto nel 1979, però nell'istituto è presente dal 1980. Durante gli anni di inattività purtroppo si è andato un po', diciamo, a rovinare, ma nel 2007, grazie a Gianluca Carinci, rimodernato. Sì, è stato rimodernato e messo in funzione. Infatti, grazie a lui, noi alunni del Nautico possiamo fare questi viaggi, dice, un po' più lontano. E poi tanti enti e associazioni al fianco dell'Istituto Nautico. Ad esempio è stata posta all'esterno della struttura anche una camera iperbarica. Una domenica speciale tutta da scoprire, e non poteva mancare il Circolo Nautico di Ortona con il presidente Franco Tatasciore. Benvenuto presidente, come va? Benissimo, grazie. Grazie per la visita. Noi siamo qua e ovviamente abbiamo una convenzione di alternanza scuola-lavoro con l'Istituto Tecnico Nautico, dove facciamo corsi di alfabetizzazione subacquea e corsi subacquei con rilascio di brevetto federale PIPSAS con ECMAS. In questa domenica speciale c'è il mio amico e proprietario della Mariter che ci ha prestato la sua camera iperbarica per far vedere i nostri allievi e a tutti i visitatori del Nautico, della giornata del planetario, come funziona e com'è questa camera iperbarica, e quindi la si può vedere. A cosa serve la camera iperbarica? Allora, questa camera iperbarica è una camera iperbarica di sicurezza che i lavoratori professionali lo devono tenere sul cantiere per poter operare. Se succede una malattia, un infortunio, una malattia con l'aggravante della malattia della decompressione, allora bisogna curarla con questa camera iperbarica. Allora gonfia il palloncino, il cuscinotto, gonfialo. Hai visto com'è diventato? E risale al 1964 la costruzione e il varo della nave scuola intitolata al patrono San Tommaso. La nave scuola, considerata come un moderno laboratorio galleggiante, è utilizzata per le esercitazioni di navigazione costiera e strumentale, meteorologica, elettronica applicata alla navigazione e ancora biologia marina e chimica ambientale. Altro fiore all'occhiello. Mario Iarlori è il comandante della nave scuola San Tommaso. Che storia gloriosa questa nave. Questa nave, la sua storia è quella di aver formato tanti di quei ragazzi e portarli a livello di navigare su navi in tutte le parti del mondo, di grosse dimensioni, di piccole dimensioni, con una capacità non indifferente. E il nome di Ortona, della nave scuola, dell'istituto, ormai è conosciuto in tutte le parti del mondo, appunto per questi ragazzi che hanno frequentato questa scuola. Non per niente si chiama poi San Tommaso, che è l'apostolo che difende, che è il padrone di Ortona, e viene dalle Indie, quindi portato in mare con delle navi. Stiamo proseguendo di nuovo la storia, quella che è a non farla morire. Una grande tradizione, e
quali attività si svolgono a bordo di questa nave? Le attività che si svolgono a bordo di questa nave rispecchia in parte una realtà di quella che si vive nel mare vero, nel mare reale, sulle navi. Quando vai effettivamente a navigare, il tuo lavoro come si svolge lo cominci a praticare già da qui. Qua vedi già tutta la parte manuale di quella che poi svolgerai a bordo le navi. Quanti anni ha questa nave? Ma lei pensi che questa è del 1964, quindi la sua storia è abbastanza anziana, ha fatto le sue crociere, oggi l'abbiamo ridimensionata un po', non ancora lo riportiamo a livello di ritornare a fare le crociere, però la strada è quella giusta, sappiamo bene che lo Stato purtroppo non ha più la forza di una volta. I suoi allievi come si comportano? Ne vediamo uno al suo fianco. Vediamo uno che è uno dei più in gamba che possiamo avere, ma sono tutti fra l'altro uno migliore dell'altro, ci mancherebbe. Effettivamente ho avuto la fortuna di conoscere ragazzi che sono usciti dal nautico ancora prima di diventare comandante della nave scuola, quindi su altre navi con altre società. Questi ragazzi che stanno uscendo dal nautico sono più in gamba di un altro. Come ci si sente al timone, al fianco del comandante? Ci si sente importanti, in poche parole, perché diciamo governare una nave a quest'età è molto bello. E poi una nave che si chiama San Tommaso. Esatto. Nonché prano di Ortona, è ancora più orgoglioso guidare. Gergo marinaresco, quale augurio posso farvi? Qual è l'augurio che di solito si fa? Vento in poppa. Vento in poppa. Grazie. 100 anni e non sentirli, dunque sempre giovani al nautico, con l'Acciaiuoli che progressivamente abbraccia quote rosa, ragazze determinate con le idee chiare, è stata Serena a guidare la nostra troupe nella Domenica del Planetario. Proprio in occasione del Planetario abbiamo fatto uno studio secondo il quale a livello di percentuali siamo 22% donne e 78% uomini, e queste percentuali sono aumentate negli ultimi anni perché agli inizi del nautico, quando è nato, era le femmine, le donne non erano praticamente, cioè non c'erano. Invece ora, come andiamo avanti, le donne iniziano a iscriversi molto di più e appassiona questa scuola, possiamo dire, sì. Serena dovesse immaginarsi tra qualche anno a bordo di quale nave, imbarcazione ti vedi? Nave da crociera? Cioè, preferirei nave da crociera anche perché sono vissuta con questo ambiente, dato che mio zio è proprio in questo ambiente. E quindi sì, il comandante di una nave da crociera. Vento in poppa dunque e l'augurio di navigare sempre più verso acque il più possibile tranquille. Io vengo da altra cultura classica, quindi per me è come essere studente e imparare ogni giorno. Buon vento in mare calmo, che poi tra l'altro è diventato anche il nome del nostro PON, mi hanno detto che è un modo per augurare un buon viaggio.